Tra pochissimo, benvenuti a tavola, un nuovo appuntamento con un programma interessante. A scopo proprio divulgativo e scientifico, peraltro un programma che parla di... Oggi parliamo di cantanti degli anni 60. Beh, è scientifico, eh? Cioè proprio sì. Divulgativo e scientifico. Buona visione da Pastificio Feltrino Casalingo, a Feltre. Estetica Zaia a Belluno, Antoniazzi Casa a Quero. Benvenuti a tavola, buongiorno Joy. Buongiorno. A posto siamo. Benvenuti nella sala demo, l'abbiamo persa. Benvenuti nella sala demo di Zanco, l'azienda che ospita Benvenuti a tavola per questo mese di novembre. Professionalità nei servizi e in tutta quella che è la fase di preparazione per i servizi che poi fornisce Zanco alle varie aziende, ma anche ai piccoli privati che magari si dilettano a casa o che sono dei veri e propri maestri di cucina in casa, e finalmente alcuni dei gioielli che sono presenti all'interno di Zanco possono essere trasferiti anche ai privati. Joy, dimmi cosa hai preparato oggi. Oggi ho fatto le mezze maniche alla griscia. Ingredienti. Ingredienti per 4 persone. 400 g di mezze maniche, 200 g di guanciale, 100 g di pecorino, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Giorgia, vuoi che ti racconto come ho fatto questa ricetta? Ho preso una padella e ho rosolato il guanciale. Poi abbiamo cotto la pasta in acqua bollente salata. Mentre la pasta cuoceva, abbiamo sciolto un po' di pecorino con l'acqua di cottura della pasta e abbiamo creato una bella cremina. Come dicevi Joy, la pasta sta bollendo, ormai siamo andate. Prepariamo la cremina. La cremina, mettiamo il pecorino, le pecorin, tu mescoli, mescolo io perché non mi fido. No, tu dammi l'acqua. No, va bene. Prendiamo l'acqua di cottura della pasta, veloce, perché se la fai grumi, sei licenziata. Bella cremina, bella cremina. Smissia. Chi è che pulisce il banco dopo? La Silvia? Silvietta, tutto sporco qua. C'è troppo poco per precorino. Ah, c'ho tesoro, c'ho... Precorino. C'ho precorino, però... C'è troppo poco per precorino. Pecorino. Abbiamo poi scolato la pasta al dente, l'abbiamo buttata nella padella con il guanciale rosolato, abbiamo mantecato con la cremina di pecorino e abbiamo impiattato una bella spolverata di pepe e voilà! Allora, il piatto è pronto. Joy, anche qua, in caso la crema sia troppo densa, si allunga con acqua, altrimenti si può terminare semplicemente con la sua cremina. Certo che sì. Ok, regolatevi quindi un po' voi con la densità del piatto. Aspetta che manca una cosa fondamentale qua. Senti che profumo, voi non potete sentire. Peccato, il futuro della televisione penso sarà questo. Andremo verso il sensoriale. Un po' di pepe, che fa sempre bene, anche se i nutrizionisti abborrano il pepe. In favore del peperoncino. Buon appetito! Benvenuti a tavola! E noi ci vediamo domani alla stessa ora. È dura. Ciao! Arrivederci da Pastificio Feltrino Casalingo a Feltre, Estetica Zaia a Belluno, Antoniazzi Casa a Quero.